Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere come scaricare e installare in modo totalmente gratuito PES 2016 per il nostro Mac. Prima di incominciare con il tutorial vero e proprio, però, vi ricordo di acquistare il gioco se vi piace veramente tanto, supportando gli sviluppatori per il lavoro svolto. Detto questo, cominciamo subito. Per prima cosa apriamo un browser, nel mio caso Safari, e ci rechiamo sull'unico link che vi lascerò in descrizione, che vi porterà ad una pagina di Ubuntu Pastebin. Ho deciso di lasciare il link qui per evitare problemi con il copyright, lasciandoli direttamente nella descrizione di YouTube. Quindi, per prima cosa, se non lo possedete già, scaricate Transmission, che è un client per scaricare file torrent. Ovviamente, nel caso non lo abbiate, potete scaricarlo cliccando qui. O altrimenti se avete programmi simili vanno bene quelli, l'importante è scaricare il file torrent. Dopodiché, appunto, dobbiamo scaricare il gioco, quindi copiamo interamente il magnet link che vi ho lasciato. Mi raccomando ragazzi a copiarlo tutto perfettamente fino a 69, altrimenti vi darà errore e il gioco non ve lo scaricherà. Quindi apriamo Transmission, andiamo in alto a sinistra su File, apri indirizzo torrent e qui incolliamo il magnet appena copiato. Diamo apri, selezioniamo la destinazione dove salvare il gioco, clicchiamo su Aggiungi e vi scaricherà il gioco. Adesso dobbiamo scaricare il wrapper, che vi ricordo è stato interamente creato da me ed è perfettamente funzionante su OS X El Capitan. Quindi copiamo il link, facciamo tasto destro, copia, apriamo un nuovo pannello e lo incolliamo. Quest'ultimo ci porterà ad una pagina di Mediafire che una volta caricata vi basterà cliccare sul tasto verde Download per scaricare il file che è un .zip. Quindi ritorniamo indietro e scarichiamo l'ultimo file che è appunto la traduzione in italiano, in quanto questo gioco nativamente verrà scaricato in inglese e noi poi lo traduceremo in italiano. Quindi copiamo il link e riscarichiamo il file. Una volta scaricati tutti quanti i file andiamo sul desktop. Per prima cosa facciamo doppio clic sul file zip del wrapper e quest'ultimo ci estrarrà il wrapper stesso, quindi possiamo tranquillamente cancellare il file zip che non ci servirà più, mettere da parte momentaneamente il wrapper ed aprire il file ISO. Quindi, dopo un semplice doppio clic, possiamo chiudere questa finestra che per ora non ci serve e aprire il wrapper. Vi ricordo che questo wrapper è stato creato da me, ve lo dico perché molti wrapper di altri tutorial mi sono stati rubati, quindi clicchiamo su Install Software, Choose Setup Executable, a sinistra tra i dispositivi selezioniamo il file ISO, Setup e Choose. Fatto ciò, aspettiamo che parta l'installazione di PES 2016. Adesso bisogna cliccare su OK e poi in basso a sinistra mutiamo l'audio di sottofondo, che è abbastanza fastidioso. Next, togliamo tutte e due le spunte, Next e Install. Ovviamente questa procedura durerà a differenza della velocità del vostro computer. Io ovviamente per non farvi annoiare l'ho velocizzata. Una volta finita l'installazione, prima di cliccare su Finish, dobbiamo abilitare solo la prima spunta che ci andrà a installare la DirectX. Quindi l'abilitiamo e diamo su Finish. Adesso a questo punto accettiamo il contratto della DirectX, andiamo su Avanti, successivamente su Installa e aspettiamo che ci installi la DirectX. Ovviamente questa volta la procedura non è stata del tutto velocizzata, però in pochi secondi diciamo che l'avete installata, in quanto non è molto pesante. Quindi diamo su Finish, aspettiamo che Wineskin finisca i suoi processi, bisogna avere pazienza e a questo punto, cosa molto importante, cliccate su questa freccetta e se non è già selezionato, selezionate Prevolution 2016. Quindi diamo l'ok e clicchiamo su Quit. A questo punto il gioco è stato perfettamente installato, però non è stato craccato, quindi che cosa facciamo? Tasto destro sul wrapper, mostra contenuto pacchetto, Drive C, Program Files, Pro Evolution Soccer 2016 e mettiamo da parte questa finestra. Dopodiché andiamo nel file ISO, apriamo la cartella crack, selezioniamo tutti i file, mi raccomando, copiateli, fate tasto destro, copia elementi, chiudete la finestra e dentro la cartella principale del gioco Pro Evolution Soccer 2016 incollate gli elementi.
In alto a destra fate Applica tutto e sostituisci. A questo punto il gioco è perfettamente funzionante e craccato, ma in inglese. Adesso, se vogliamo il gioco in inglese, il tutorial per voi finisce qui e avviate il gioco e ci giocate. Se invece volete il gioco perfettamente funzionante, ma in italiano, bisogna aprire il file zip della traduzione precedentemente scaricata. Quindi aspettiamo che ci estragga il file zip, vi ricordo che la procedura neanche in questo caso è stata velocizzata e apriamo la cartella Italian. Data e ci sono questi tre file. Li mettiamo un attimo da parte, andiamo nel wrapper, mostra contenuto pacchetto, disco locale C, program file, Pro Evolution Soccer 2016 e in questo caso apriamo Data. Quindi mettiamo da parte questa cartella, apriamo la cartella della traduzione, andiamo in Data. Questi tre file li selezioniamo, li copiamo facendo tasto destro copia elementi, andiamo nella cartella data, mi raccomando, incolla elementi, non vi chiederà di sostituire e li incolliamo. Adesso il gioco è perfettamente funzionante e in italiano sul vostro Mac. Prima di avviare il gioco facciamo tasto destro, mostra contenuto pacchetto e apriamo Wineskin. Facciamo Set Screen Options, Override. Full screen e clicchiamo su Done. In questo modo avremo settato il gioco in full screen. Quindi possiamo finalmente avviare il gioco. Una volta avviato il gioco, se vi dirà che non rispettate i requisiti minimi, basterà fare clic su Ignora e il gioco partirà. In questo caso io ho oscurato le case produttrici del gioco per non avere problemi con il copyright. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Per qualsiasi problema commentate, mettete un pollice in su per supportarmi e iscrivetevi al canale. Ciao e al prossimo video.